Astensione del comune di Avellino rispetto ad un mandato del consiglio comunale forse diverso, come la spiega? No, in realtà il mandato era proprio questo, provare chiaramente a superare gli attuali vertici e dare un management che possa far riprendere l'azienda. Il bilancio assolutamente non ci ha convinto, d'altronde mi sembra evidente che siano aumentati i debiti, siamo quasi arrivati a 100 milioni di euro, non si riesce a riscuotere i crediti. È un ente che, per carità, grazie a qualche pensionamento, grazie a qualche risparmio che c'è stato in bolletta, magari presenta un conto dell'anno, non in rosso, però è una condizione che in questo momento non riesce a salvaguardare il futuro di Alto Calore, il futuro lavorativo di tante famiglie, il futuro del servizio che invece deve essere erogato. Noi abbiamo detto in Consiglio Comunale che avremo lavorato per una soluzione alternativa, oggi non era l'occasione per costruirla, bisognava comunque garantire la protezione del bilancio, ma distinguersi, perché il nostro obiettivo è un altro, la volontà del Consiglio Comunale è stata manifestata ed è assolutamente altra e noi lavoreremo per realizzare l'obiettivo e le indicazioni che ci sono state date.